Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 43. Il giorno seguente Gesù trovò Filippo e gli disse: seguimi. E ancora Evangelo di Marco, capitolo 2, versetto 14. E passando vide Levi, figlio d'Alfeo, seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. Cosa significa per noi seguire il Signore? I discepoli avevano scelto di dire sì al Signore che li chiamava e lo avevano seguito. Ma cosa può significare per noi oggi seguire il Signore? Loro sono vissuti per più di 3 anni al suo fianco. Sono stati con lui giorno e notte per le strade della Palestina, con lui nelle case di chi li ospitava, con lui sul monte, nelle città e nei villaggi, con lui sulle rive del mare e in mezzo al mare. Seguire il Signore era per loro un fatto concreto e quando Lui li ha lasciati per salire in cielo, dopo la resurrezione, hanno forse smesso di seguirlo? Assolutamente no. Nel loro modo di predicare e di comportarsi la gente vedeva chiaramente che erano stati con Gesù, come è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 13, e che con Gesù erano rimasti. Per seguire il Signore bisogna amarlo. E per amarlo bisogna conoscerlo. Più lo conosciamo, più gli daremo fiducia e agiremo come lui vuole, rinunciando con gioia a noi stessi. Noi credenti seguiamo il Signore quando nella nostra vita ci impegniamo a imitare lui, la sua grazia, la sua coerenza, la sua onestà morale, la sua dedizione al Padre. Quando, come ha fatto lui, compiamo l'opera che il Padre ci ha affidato, che è quella di far conoscere al mondo la sua grazia e il valore eterno della croce di Cristo. Mettere i nostri piedi nelle orme di Gesù è il nostro dovere e il nostro alto privilegio. Sebbene la distanza fra il Signore e noi sia grandissima, essendo la sua perfezione irraggiungibile, abbiamo ugualmente la gioia di seguirlo da vicino, come le pecore seguono il pastore che va davanti a loro. E questo richiede, come sempre, comunione e preghiera. Che il Signore ci benedica.